In questa video lezione noi affronteremo la terza e ultima parte del pensiero politico nelle opere di Niccolò Machiavelli. Due saranno gli argomenti che noi affronteremo: la forma dello Stato, il primo, e la seconda, il secondo argomento riguarda il contrasto tra fortuna e virtù. Perché è necessario lo Stato, secondo Machiavelli? E qui la riflessione hobbesiana sicuramente è vicina all'interpretazione di Machiavelli e viceversa. Nel senso che l'uomo senza lo Stato sarebbe un egoista, sarebbe un malvagio e sarebbe violento nei confronti dell'altro uomo. Per cui tenere sotto controllo queste tre caratteristiche della persona umana, è necessario appunto che ci possa essere uno Stato. Ma quale deve essere il fine dello Stato? Il fine dello Stato deve essere perseguire il bene comune. Che esso sia rappresentato da un solo uomo o da un gruppo di uomini, quindi principe o repubblica, questo è per certi aspetti secondario. Per Machiavelli, quello che è importante è che tanto il principe quanto questi uomini messi a capo dello Stato repubblicano devono avere come unico obiettivo quello di perseguire il bene comune. Vedremo poi in una slide successiva verso quale delle due posizioni Machiavelli si avvicina nel corso della sua vita. Tre sono le istituzioni fondamentali che lo Stato deve avere e che lo Stato deve avere per potersi reggere: la religione, le milizie e le leggi. Partiamo dalla parte più scandalosa. La religione, Machiavelli la intende alla maniera dei Romani, cioè per Machiavelli la religione non ha niente a che fare con quell'aspetto misterico, spirituale. Per Machiavelli la religione è un instrumentum regni, cioè serve per governare. Per cui il principe sarà religioso nel momento in cui capisce e comprende che la religione è un ottimo elemento per poter tenere sotto controllo la popolazione. Perché per i romani, e quindi per Machiavelli, questa religione porta a dei comportamenti virtuosi. La religione, secondo i Romani e secondo Machiavelli, porta a un rispetto reciproco, a mantenere la parola data, a un coraggio, prove di coraggio, prove, quindi viene esplicitata una parte importante della personalità dell'uomo, e allo sprezzo del pericolo. Quindi, altra caratteristica importante, soprattutto per le milizie, ma anche per chi deve comandare, chi deve stare al potere. La religione cristiana invece viene, per esempio nei discorsi, viene sottoposta a una durissima critica. A parte di natura politica, insomma, cioè lo Stato e la Chiesa in qualche modo si è frapposto, secondo Machiavelli, alla possibile unità. Ma quello che a noi interessa, la religione cristiana, secondo Machiavelli, spinge alla mitezza, alla rassegnazione, all'accettazione passiva, alla sopportazione di qualsiasi dolore, qualsiasi naturalmente atto arbitrario da parte di qualcun altro, al disprezzo delle cose terrene per valorizzare le cose celesti. E questo Machiavelli non poteva accettare, come si disprezzassero le opere degli uomini, si disprezzasse quindi la politica e l'uomo stesso, secondo l'ottica di Machiavelli. E quindi la religione ha creato una popolazione debole, incapace, cioè di reagire a determinate situazioni. Per quanto riguarda le milizie, il punto di Machiavelli, il punto di partenza è chiaro. Le milizie sono rappresentate da cittadini, quindi niente soldati mercenari, niente. Machiavelli, l'abbiamo già detto in un paio di video lezioni, ha avuto modo di confrontarsi con questo problema, di toccarlo per mano, quando era appunto, ricopriva le cariche nella Repubblica Fiorentina. Aveva anche un incarico che appunto doveva interessarsi alle milizie cittadine e si è reso conto che i mercenari sono milizie pure ben preparate e pronte alla guerra, ma al momento del pericolo
tendono a abbandonare il campo di guerra, quindi non fedeli al 100%, non pronti al sacrificio estremo. E cosa che invece hanno i cittadini, un esercito casomai meno numeroso di quello che si potrebbe avere con le truppe mercenarie, ma sicuramente fedele sempre allo Stato, pronto a difenderlo in qualsiasi circostanza, anche nelle situazioni più disperate, anche quando la guerra è probabilmente finita, e cioè la battaglia sta volgendo contro di noi. E in quel momento il cittadino rimane al suo posto, ed ecco il sacrificio, no? Il sacrificio estremo, che poi potrebbe portare anche a una causa da fortuna, a un grande cambiamento all'interno della stessa battaglia, ma quello che è importante è non abbandonare mai il posto, essere fedeli all'idea dello Stato, amore per la patria, amare la patria per la quale si combatte. E questo può stimolare anche grandi virtù civili, cioè il soldato, mosso dall'amore alla patria e dalla fedeltà verso lo Stato, può rendere di più e soprattutto può anche fare gesti eroici e può anche essere di esempio per gli altri cittadini. Le buone leggi è un altro elemento importantissimo per la vita nello Stato, è il fondamento addirittura del vivere civile, secondo Machiavelli. Le buone leggi servono per disciplinare il comportamento dei cittadini, che invece sarebbe insomma fuori controllo. Le buone leggi servono per inibire gli istinti bestiali degli uomini, e delle buone leggi possono anche spingere a fini superiori, cioè a quell'idea di giustizia, a quell'idea appunto di un bene superiore e quindi un bene di tutta la popolazione, a cui ovviamente le leggi devono sempre conformarsi. Quindi le buone leggi sono la condizione essenziale per uno stato saldo, perché le buone leggi servono per trattenere gli elementi e le indicazioni più pericolose degli uomini e nello stesso tempo invece esaltare le qualità positive degli uomini stessi. E andiamo sul tema importante. Ma Machiavelli era per il Principato, quindi il potere assoluto, oppure era per la Repubblica? Beh, diciamo che se noi confrontiamo il principe e i discorsi sopra la prima lega di Tito Livio, noi notiamo evidentemente una posizione che può essere leggermente differente, ma anche questa posizione può essere spiegabile. È chiaro che i discorsi sopra la prima decade di Tito Livio fanno riferimento a un'opera, quella di Tito Livio, in cui si esaltava la Repubblica romana, anche se scritta sotto Augusto, ma insomma Augusto accusava Tito Livio di essere un difensore della Repubblica, e comunque la storia Burbe Condita tratta in grandissima parte del periodo repubblicano romano, e quindi di fatto era una specie di inno a quel tipo di stato in cui la res publica, il bene comune, era messo appunto come valore massimo. E senza addentrarci naturalmente in questioni che ora esulano dall'argomento, cioè fino a che punto secondo Livio Augusto ha rispettato meno questa continuità con la Repubblica, sicuramente quando legge e commenta Tito Livio, legge e commenta un autore che era a favore della forma repubblicana. Allora cerchiamo di tirare appunto delle conclusioni. Possiamo dire che Machiavelli preferisca la Repubblica, perché la Repubblica è dà continuità nel tempo, nel senso che è fondata più sulle istituzioni che sull'uomo. Gli uomini possono passare, possono essere appunto passeggeri, può morire un uomo, due, tre, ma rimane lo Stato in piedi, cosa che invece non succede quando dovesse morire l'uomo che appunto si trova nel potere assoluto, cioè il principe. Ci sarebbe sempre un momento di difficoltà nel cambio tra un re e un altro, tra un principe e un altro. Quindi la res publica dà continuità, mette prima il potere e la forza dello Stato e poi in seconda battuta il valore del principato. Però evidentemente nel principe si esalta Cesare Borgia.
E allora possiamo dire che per Machiavelli il Principato è quella forma transitoria ed eccezionale, cioè eccezionale nel senso che tende a risolvere un'eccezione, tende a essere un'eccezione all'interno della storia, indispensabile soltanto nelle situazioni di crisi. E quindi il Principato viene giustificato nell'Italia dei primi anni del Cinquecento perché è l'unica forma possibile in una situazione di profonda crisi della penisola italiana. E ora andiamo all'altro tema, quello della fortuna contro la virtù. Per fortuna Machiavelli intende né più né meno quello che intendeva Boccaccio, quindi la fortuna è laica, presuppone un mondo senza provvidenza, senza appunto finalità vera e propria, ovviamente non è trascendentale, non c'è nessun fine trascendentale nella fortuna o negli uomini fortunati, non sono baciati da qualche divinità particolare. La fortuna è il cieco caso, quindi il caso, l'accidente, quello che appunto può accadere, che può scombussolare completamente le nostre abitudini. Naturalmente, contrapposto alla fortuna c'è la virtù. Che cos'è la virtù? Beh, la virtù sono tante cose. Innanzitutto, la virtù è la conoscenza delle leggi dell'agire umano, sia direttamente che indirettamente. La virtù, cioè il principe, per essere virtuoso deve avere esperienza di governo, come l'ha avuto Machiavelli, ma anche deve leggere dal passato, imparare dalla storia e dalle situazioni passate, quindi deve leggere l'istoria. Deve poi avere la capacità di applicare queste leggi imparate con l'esperienza diretta e dai libri in casi concreti, in casi attuali, quindi ancora una volta non l'umanista che guarda solo al passato, ma l'uomo del Rinascimento che cerca di risolvere problemi specifici. Deve essere coraggioso, deve avere coraggio, talvolta ci vuole un atto di coraggio per prendere delle decisioni politiche importanti e gravi. Quindi ci vuole il coraggio mettere in pratica queste decisioni, queste idee che ha preso o dalla pratica diretta o dalla lezione delle cose antiche. Ma deve anche avere la capacità di previsione. Quando impazza la fortuna, quando il fiume è esondato, il principe deve, l'uomo di governo, deve essere capace di rinforzare gli argini quando il fiume sarà ritornato nel suo letto. Ora non si può fare niente, ora che siamo in balia della fortuna, ma sistemato ho risolto appunto il problema, cioè il fiume quando ritorna dopo l'esondazione, è lì che deve l'uomo intervenire per creare argini più importanti, più grandi, più capaci di contenere la forza del fiume e cioè della fortuna. Questa è una metafora appunto che Machiavelli prende proprio dal principe. Quindi la capacità di prevedere dove potrebbe andare una decisione, una soluzione, una situazione. La virtù si realizza nell'occasione, è chiaro, cioè nell'evento fortunoso il principe deve essere capace di prendere la decisione migliore in quel momento. Quindi sfruttare l'occasione, non lasciarsi perdere l'occasione qualora questa occasione dovesse appunto capitare. E poi misurarsi con i tempi. Su questo, ecco, sarebbe da dilungarsi, ma l'abbiamo già detto in altre video lezioni, quindi ora mi soffermo solo con questo. Il pragmatismo di Machiavelli è straordinario. Sarebbe laudabilissima cosa che uno principe fosse buono. Sarebbe laudabilissima cosa che uno principe si comportasse in certi modi, ma non può. Dati i tempi, dice Machiavelli. Quindi ecco questa legge universale che poi deve comunque fare i conti con la situazione dei tempi. E la situazione dell'Italia dei primi anni del Cinquecento è una situazione molto triste.